Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Io non so se rimarrò senza voce stasera, perché non ho la spia sul palco, però io vi dico che queste cose le ho sempre fatte a prescindere dal movimento. Io sono sempre quello che parla di queste cose da 20 anni, da 20 anni. Potevo starmene a casa mia, mi avete fatto vivere 40 anni di sogno. E io mi ricordo quando facevo questi spettacoli a Milano, nei palazzetti, con un pubblico così, a pagamento. Dio mio, che ricordi che ho. Bene, potevo starmene a casa, mi avete fatto vivere benissimo. Potevo starmene a casa a vedere i miei 6 figli, 2 dei quali che se ne vanno, che partono. Uno va in Nuova Zelanda, l'altro in Marocco, l'altro in Australia. Potevo starmene lì, anzi dire andate, che è un paese rovinato questo, andatevene. Potevo starmene lì, poi ho detto ma io devo contraccambiare. Ora vi sembra un discorso melenso, ma è questo che ho pensato io. Ho avuto di più di quello che potevo meritare ed è giusto che io possa contraccambiare in qualcosa, venire qua e aiutare loro, venire qua e aiutare molte persone. È bellissimo, ed è bellissimo questo, ed è bellissimo se ognuno di noi dedicasse una parte del proprio lavoro, del proprio tempo agli altri. Questo paese lo cambiamo in 2 anni, immediatamente. E invece questo li spiazza. Chi c'è Grillo? Chi c'è dietro Grillo? Chi c'è dietro Casaleggio? Le famose domande che non vuoi rispondere. Chi c'è dietro? La JP Morgan, la massoneria. Ci sono persone dietro, ci sono io dietro di me, e dietro Casaleggio c'è Casaleggio. 2 persone che fanno qualcosa per gli altri senza averne un rientro economico. E questa cosa qui non riescono a capire, perché non ce l'hanno nel loro DNA. Devono sempre sospettare che guadagni qualcosa. Ma io posso dire quello che voglio, ma è la mia vita che parla. La mia vita, io andavo con una macchina, con un litro 100 km davanti ai cancelli della Fiat, se vi ricordate, nel 95, e andavo lì davanti ai cancelli con una macchina che con un litro e mezzo faceva 100 km, derivata dalla Twingo della Renault, modificata da 2 ingegneri tedeschi. Li ho portato davanti ai cancelli di Torino della Fiat. Ho detto, ma perché non fate una macchina così? Se non fate una macchina così, fra 10 anni chiudete. Non mi hanno fatto neanche entrare. I sindacati si sono opposti che io entrassi a far vedere le cose. E allora i sindacati hanno la loro responsabilità. I grandi sindacati, CISL, UIL, CGL, hanno la responsabilità che hanno avuto i partiti nella disintegrazione del lavoro in questo paese. E allora non scopriamo niente. L'ho sempre fatta queste cose qua. Parlavo della Parmalat un anno prima che fallisse e non c'era un telegiornale che diceva 2 minuti, dedicasse 2 minuti a un dissesto finanziario che era il più grosso d'Europa all'epoca. Ero io che andavo per le piazze, perché tutta la comunicazione e tutta l'informazione era sulla busta paga di Tanzi. Ecco perché quello è il nostro. Ma è tutto così, è tutto così. E io giravo, gridavo, ma gridavo nei palazzetti, gridavo per le strade. Poi compravo, e io sono matto, compravo 2 azioni, andavo alla Telecom, perché hanno disintegrato un'azienda strategica, la Telecom, l'hanno comprata a debito, hanno disossato tutto quello che c'era, 100.000 miliardi di immobili, il più grande parco automobilistico d'Europa, non c'è rimasto nulla, ci sono entrati questi tronchetti Provera e adesso fanno finta di non sapere che hanno intercettato migliaia di persone, avevano il potere in mano, no, hanno disintegrato tutto, non c'è rimasto niente, siamo al 78° posto come velocità di upload e di download dopo la Tunisia, ma avremo una roba, cazzo, ma Obama 3 giorni fa dice che in 2 anni vuol fare un super wifi libero e gratuito per tutti gli Stati Uniti. Noi è la seconda stella del nostro programma, il libero wifi, l'ingresso alla conoscenza libero e gratuito per diritto di nascita. Sono andato,
a gridargli qualcosa a questi manager che hanno lasciato 30.000 famiglie sul lastrico. Sono andato, ma scappava Tronchetti, scappava, non aveva il coraggio di affrontare, e scappavano chi con 80, chi con 90, chi con 100 milioni di euro. Basta! Basta questa storia degli amministratori delegati che guadagnano 1500 volte il proprio dipendente. C'è adesso in Svizzera un referendum del governo federale svizzero per abbassare questa forbice, perché non è possibile che in Italia un manager di Unicredit o di Fiat guadagni 1500 volte il suo operaio o il suo impiegato. Abbasseremo la forbice 12 volte e basta, la paga del tuo impiegato che guadagna meno. Ma è incredibile sto paese, sta morendo tutto, e questi prendono, se ne vanno. Profumo se n'è andato da Unicredit con 40 milioni, ma il Profumo l'ho visto recentemente perché avevo 4 azioni del Monte dei Paschi di Siena, perché mi sembrava di aver fatto un buon investimento. La mia banca te li prenda. Ho perso 18 euro io. E allora sono andato 15 giorni fa a parlare agli azionisti. C'era l'assemblea degli azionisti. Io avevo 4 azioni. Sono andato alle 6 del mattino. Mi sono messo la giacca, la camicia bianca. Mi sono pettinato. Mia moglie ha detto: lei chi è? Cioè, sono entrato alle 6 del mattino e ho visto gente, migliaia di gente che piangeva. Ma cosa c'è? Perdiamo il lavoro. Erano gli impiegati del Monte dei Paschi, 30 o 40 mila a casa. Poi ho visto altri impiegati che piangevano di più. Ma perché piangete di più? È perché il nostro TFR non c'è rimasto più niente. Ce l'hanno fatto investire nella nostra azienda. Ci abbiamo lavorato 20 anni, l'abbiamo comprato, investito a 5 euro ad azione, ora vale 0,22. Non c'è rimasto più niente. Poi vado dagli azionisti, anche loro con gli occhi gonfi, perché non avevano più risparmio. E gli unici tranquilli era il CDA del Monte dei Paschi, con Profumo messo lì a sanare la situazione. Lui che è indagato per frode fiscale. Cioè, è perfetto, l'ha messo lì, tranquilli. Allora io inizio con la voce calma, buona, sai, non mi riconoscevo neanche io, dico: non devo gridare, non devo sudare, devo essere evangelico. E dico: avete preso questa bellissima banca, c'era una volta una banca, la più antica del mondo, il Monte dei Paschi di Siena, e questa banca prima del 95 valeva 20 miliardi di euro, oggi meno di 2 miliardi e sta andando giù. Avete preso questa banca nel 95, avete fatto una fondazione e ci avete messo delle persone elette dalla regione Toscana, dalla provincia toscana e dal comune di Siena, tutti DS e tutti PD, li avete messi lì. E questa gente che cosa ha fatto? Ha preso dei beni che non erano loro, li hanno presi perché aveva 20 miliardi di capitali, aveva palazzi, aveva assicurazioni, aveva tenute, era la terza banca d'Italia, una delle più ricche e antiche, e avete preso questi beni non vostri e li avete aperti al mercato con una SPA, facendo entrare i vostri amici, questi principi azzurri del grande capitalismo italiano, i Caltagirone, i Gnutti, che come sono entrati si sono spolpati tutto, non c'è rimasto più niente, hanno espropriato beni che non erano loro e non c'è rimasto più niente. Non paghi perché avevano venduto un sacco di cose, allora si mettono a comprare e comprano una banca Anton Veneta per magari fare un piacere ai leghisti in Veneto, sai come sono tra partiti banche, no? E allora comprano questa Anton Veneta che valeva 3 miliardi sul mercato, la pagano 10, dove sono i 7?
Allora, e oltretutto la pagano 10, una banca che vale 3, e si accollano 7 miliardi di debito dell'Anton Venera, quindi una minusvalenza, se la caricano sopra una banca che non c'era più niente. Quindi 10 meno 3, 7, più 7 di perdita che aveva già l'Anton Venera quando l'hanno presa, 7 più 7, 14. Guardo in faccia Profumo e dico: scusi, avete un buco di 14 miliardi di euro. Mi guarda, ma con una freddezza incredibile, mi dice: buco? Ma scusi, dove ha preso questa informazione? Questa sufficienza denota che loro sono già tranquilli di come andrà a finire, hai capito? Non hanno dimostrato una minima paura, niente. E mentre io dicevo 7 e mi guardavo attorno, forse ho sognato, la procura di Siena andava avanti e hanno scoperto con le loro tangentine che arrivavano da Londra che il buco non è 14 miliardi, è 21 miliardi, 21, il più grande scandalo finanziario della storia di questo paese. Due volte la Parmal, e non se ne parla più, non si parla più sui giornali. I giornali sono pieni di cazzate di qua. Il giaguaro sono il leone, tu con chi ti alleni? Queste cazzate qua. E mentre noi parliamo di cazzate, che cosa fa il governo? Da 3,9 miliardi, quasi 4 miliardi, la nostra ICI, la nostra IMU, la dà alla banca, perché le banche non possono fallire, ed è giusto. Le banche non falliscono, è un ossimoro. Se fallisce una banca, falliscono migliaia di famiglie che hanno investito lì. Non si può far fallire la banca, ma si può fare un'altra cosa. Quello che fanno in Gran Bretagna, per esempio. Si nazionalizza una banca, si nazionalizza, si prende Fermi, si prende come hanno fatto con la Rocky Bank in Gran Bretagna, si prende con tutto il debito, a due condizioni ce la prendiamo noi. Uno, che si faccia una commissione e si metta sotto processo tutti i vertici del PD dal 95 a oggi. Primo. E poi un'altra commissione che metta sotto inchiesta e sotto processo chi doveva controllare la Banca d'Italia, Draghi, la Consob, hanno fatto la sinistra. Gargamella ha detto che lui non si è accorto di niente. Ma come fa ad andare a governare uno così, se non si accorge del fallimento epocale di quella banca lì? Ma è così. E adesso capiamo lo scudo fiscale, capiamo perché il PD non è andato a votarlo in massa. Poteva cadere il governo Berlusconi, poteva dire di no a una legge vergognosa. Invece lo scudo fiscale, che faceva rientrare i capitali dall'estero, è servito anche a loro a ripulirsi i capitali pagando il 5% di tasse. A te ti fanno fallire come una merda, e loro il 5% si sono portati indietro le tangenti. Questo è il nostro paese. Bene, ma Dio mio, siamo alle elezioni, sono coinvolti tutti, non solo il PD. Gianni Letta, la JP Morgan ha dato incarico a Gianni Letta, che non sa niente di banche, per comprare l'Anton Veneta. Mussari, l'amministratore delegato, ha dichiarato che lui non sa un cazzo di banche, non sa neanche fare un bonifico. Li mettono lì apposta per eseguire gli ordini. Ma in un paese normale, se avessimo avuto un presidente della Repubblica normale, che avesse dato un pugno sulla scrivania e avesse detto: fuori tutti i nomi, siamo per andare a votare, e votiamo gli stessi che hanno disintegrato questo paese, fuori i nomi. Io vorrei un presidente così, che dicesse: voglio i nomi di chi ha fatto lo scudo fiscale. Se non lo fa il presidente della Repubblica, lo faremo noi come Movimento 5 Stelle.